Corona, lei qui da noi aveva detto che quando la gente vede il simbolo del Partito Democratico va all'estero. L'ha detto così, eh? Più o meno. Vabbè, no, non è che dobbiamo mettere letterale tutto quello che dice, orientativo, no, diciamo. Beh, no? A parte che dopo le sparate dell'Accademia della Crusca si può mettere, si può mettere tutto quello che capita. Io... Tipo scendi il PD, sali il PD, insomma si può fare anche questo. Allora, innanzitutto quelli che formano i vertici del PD dovrebbero armarsi di tanta umiltà. Bravo, umiltà che non c'è mai stata. Non c'è mai stata. Decidere uno, fanno ancora in tempo a medicarsi le ferite e tornare credibile, ci vorrà molto tempo. Io confido piuttosto in giovani che prendano in mano, aiutati anche da loro, da noi cioè, che siamo anche noi. Però c'era una vecchia pubblicità che diceva fatti, non parole. Quindi devono proporre cose e poi intanto proporle, ma con la garanzia di un giorno che torneranno di farle. È inutile l'articolo 18, perché non si parla più di Regeni? Perché non si rientro? Io vorrei chiedere a Minniti perché hanno macellato il corpo forestale. Ma lei non deve rispondermi. Gira che ti rigira, dove si lei... va a finire? No, Minniti. E chiedo, non deve rispondermi in politichese. Deve rispondermi onestamente, quale io penso lo sia lei. E poi chiedo anche a Salvini e Di Maio perché non lo ripristinano. Perché è fuori legge aggregare un corpo della forestale a un corpo militare. E lei lo sa benissimo, Minniti. Allora, vorrei capire perché lo avete fatto. Va bene, dai, questo è il momento che aspettavamo tutti. Non mi sembra innanzitutto molto distruttivo nei confronti del PD. Insomma, è una posizione sostanzialmente equilibrata. E questo la rincuora, soprattutto la prospettiva, se posso permettermi di dire una cosa sulla quale sono d'accordo, è che bisogna essere più umili e meno supponenti. La risposta sul corpo forestale. Sono d'accordo con lei sul fatto che bisogna essere più umili e meno supponenti. Sul corpo forestale dello Stato le devo dare una cattiva notizia. Non sono d'accordo con lei. Io penso che invece l'accorpamento con l'Arma dei Carabinieri e soprattutto il lavoro che l'Arma dei Carabinieri sta facendo in direzione della difesa dell'ambiente, delle foreste, sia un lavoro molto importante. Lo reputo un uomo intelligente, non mi prenda per il culo, ma dica stupidaggini. Non è d'accordo con lei, Corona, non si offenda. Minniti, lei ha mai visto un bosco? Ha visto un bosco lei o no? Corona, non si offenda. Io ho visto che lei c'ha il giret e capisco che nel momento in cui indossa il giret deve necessariamente difendere la posizione. La prossima volta chiederò che gli mandi un gilet dell'Arma dei Carabinieri in maniera tale che possa difendere con altrettanto vigore l'Arma dei Carabinieri. Non faccia il politichese con me, Minniti. Non faccia il furbo. Abbiamo una posizione differente. Corona, può succedere nella vita che uno abbia una posizione differente, non la drammatizziamo. Lei è un politico navigato, soprattutto quando fa così con i ditini. Vabbè, Corona, se non la pensa come lei, non è che la deve pensare per forza come lei. Può succedere che non la pensiamo allo stesso modo su una cosa, il che non toglie né la simpatia né la convergenza sulle grandi questioni del Paese. E non questa, secondo lei, è una piccola questione. Senta, Minniti. Tuttavia, lei mi consentirà che è una questione particolare, non è una grande questione che riguarda la vita del futuro del nostro paese. Poi io capisco che lei è di montagna e che ha cuore il suo territorio. In questo momento lei si sta giocando la credibilità degli italiani. Ecco perché vanno fatto fuori i cittadini. Queste giravolte. Va bene, ma quella non è una giravolta. È convinto che è stato bene, diciamo,
ho soltanto espresso una... È una sua opinione diversa dalla sua. Ma come ha perso la partita, è un politico navigato, un politico della precisione. Ma se c'è un'opinione diversa dalla sua, Corona, se ha un'opinione diversa dalla sua, non è che tutti devono avere la sua opinione. Nella vita e in una democrazia può succedere di avere posizioni differenti. Non parlate di democrazia voi! Va bene, va bene. Voi avevate manomesso... la Costituzione, non parlate di democrazia. Va bene. Fate un esame di coscienza, Corona. È un mea culpa. Mi dispiace. Va bene, va bene. Allora dai, un'ultima la domanda per tutte e due. La voglio vedere con un gilet dei carabinieri. No, mi faccia questa cortesia, dai. Ma lei... Avanti, facciamo per par condicio, la prossima volta con il gilet dei carabinieri. Senta, ma oggi è la prima volta che se l'è messo. Minniti, il suo sarcasmo è fuori luogo, ma caro no, Minniti. Ma quale sarcasmo? Perché io è la prima sera che metto il gilet. E è la prima sera, non se l'era messo macellato. Perché deve annunciare un'iniziativa. E che i vostri va bene. Compagni, ma non anche, i vostri va bene, allora Corona. Non era offensivo. No, come non era offensivo. Ma non è. Io l'ho detto che le sto mandando un gilet. Allora, dai che siamo in fila. Non Corona. Hanno coraggio di ripristinare. Va bene. Allora, vorrei capire cosa su questo lo pensate diversamente. Non è che se la pensa diversamente. Succede anche nelle migliori famiglie. Non hanno le palle di dire lo rifacciamo. Succede anche nelle migliori famiglie. Non Corona, ci dica invece qual è l'iniziativa. Minniti, guardi che con me ha trovato pane, Ma quella Corona, devo chiudere, ci dica. Chiuda. Ha trovato pane? Vabbè, non lo so, sentito. Pane per i miei denti? Oggi non posso urlare che non c'ho Minniti. Voce. Minniti non è neanche un comico, almeno Grillo è un comico, lei non è neanche un comico. Ma lui non vuole fare il comico, lui vuole esprimere lo, una lo sua fa opinione. Suo malgrado. Va bene. Lo fa suo malgrado. Va bene, grazie Mauro Corona, qual è Corona, l'iniziativa? Corona, potrei dirle la stessa cosa anch'io, ma non gliela dico perché sono qual una persona così. Dai, Minniti. Sono una persona così. E basta. Va bene, Corona, dai, basta. Adesso, la devo salutare. Adesso va bene, grazie Corona. Che avete buoni a nulla. Grazie Corona. Allora, grazie Mauro Corona.